Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Viking. Siamo qui che dobbiamo menare fortissimo questi cavolo di invasori che vichinghi con scacchi e tutta gente. Sono in 6? Porsche vache. Ma scusate, noi abbiamo tutti gli altri qua, perché non vengono a darci una mano piuttosto? Vabbè. Vediamo cosa vogliono. Bene, bene, bene. Se questo non è il mio vecchio amico, il Thegn di Skjern. Non abbiamo avuto opportunità di chiacchierare quando ci avete attaccato nella costa ovest. Sono contento che ne abbiamo un'altra opportunità. E cosa vuoi speri di ottenere attaccando questo matrimonio? Sono qui solo per crearti più problemi che posso, Mazzetes. Da quello che vedo dalla tua faccia, sembra che ce l'ho fatta. Quante volte devo buttarti a terra sul sedere prima che tu capisca il messaggio? Mi hai preso di sorpresa l'altra volta, lo ammetto. Ma questa volta è un combattimento equo. E questa volta vincerò. Scusatelo, in tutto questo c'è Roscoe davanti che non ci secca niente. Ma no, perché? No! Continuo a spostare gente sbagliata. Aia. Arried mi ha mancato. Interrupting sono andato. Protecting. Scattershot. Farei che tiriamo giù questo, no? Visto che abbiamo proprio Gunnar là davanti. Esposto. Così Asleif fa un bel heavy swing in faccia. Lui ha un doppio tiro, no, quello è coperto da questo forse stesso. Proviamo a fare un quick shot, comunque 73 è buono. Uno è giù. Ah, da quanta resistenza sto a fare? Ok, allora. Ok, tu ne... No, qua non può prendere. Si fa extend. Perché il Reckless... No, non lo tiro giù comunque. Vado questo. Allora tu Slaper. No, Slaper non ha più movimento. Allora facciamo che muovo io qua. E Nefia va qua. Roskva, fai un demoralizzo generale. Deve servirmi di più prima in realtà, ma vabbè. Prima volta di spuppare, allora c'è un re... No, vabbè. E sono solo più rimasti in 4, anche se hanno... Ah!
più danno. Cat Spiterina. Gunnare giù. Cavolo, adesso ce ne tiro giù un altro, vede? E infatti. Brutta storia di brutto. No, allora facciamo un ranging shot qua. Allora c'è anche ancora un altro arciere là dietro, porca miseria. Riesci a tirarlo giù questo? Ottimo. Allora, Rosco, bisogna che tu vada a curare me. E che poi te ne torni via il più possibile. Devo cercare di tirare giù lo scudo comunque. Dagli un altro colpetto allo scudo. Aia! Ok, solo demoralizzato, ci sta. Allora, tu cura di nuovo me. E poi torno là dietro. Oh, vediamo se riesco a tirare giù lo scudo. Allora, tu vai con il sassolino. Vai con il sassolino. Mancato ma è Harried. Ha assorbito tutto, ma non è un problema. Non ha più lo scudo, teoricamente, esatto. Per cui Ketil dovrebbe avere buon gioco. Uno. Ecco il secondo, ottimo. E li andiamo addosso così. L'ha curato Bey. Oh, brutta storia. Mi ha spunnato il ranging shot. Adesso mi pizzica come una sua cosa. Vai su quello, niente, dobbiamo tirare giù prima lui. Vai col doppio. No! Diamine! Do! No, 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 no! Destunna lui almeno. Quello non lo tiriamo giù, però almeno facciamo... Ah, non ho più l'heavy swing.
Questa è un'azione di attacco però. Mangiamo un sassolino in faccia. E gli tiriamo un bel colpetto. E buono, Rosco se ne va dietro. No, quella di fuoco, porca miseria. No! Mi ha seccato con un colpo? Dai! Come lo tiriamo giù questo adesso? Che c'ha un'armatura della miseria! Vai a pugnalarlo fortissimo! Ho paura di prendere l'altro in mezzo ai piedi. Aia, mi ha stunnato e adesso mi tira giù. Kaiser. Mareu. Critico pure? Adesso rischio che mi tiri giù l'altro. Mancato allo scudo almeno ancora Slave. Ok. Ok, dissanguato. No, facciamo prima l'Harried. Se... No, non ci riusciamo. Aspetta, muoviamo qua. Vai di roccia. Non so se stunnarlo. Physical resistance. Ci proviamo. Così se non altro posso avvicinare Ketil. Ma già questa è stata tosta comunque. Mareu. Ce l'abbiamo fatta al pelo, ragazzi. Ma davvero al pelo, al pelo, al pelo. Cioè, avremo tutti feriti fortissimo adesso, eh? Eh sì. Porca miseria. Scacchi sta ancora respirando, ma anche se con una difficoltà. Sembra che abbia molto dolore. E quando i suoi occhi ti incontrano con i tuoi, quando ti avvicini a lui, non dice nulla. Andrei sulla 3. Dov'è che fa male? Risponde. Ti guarda con un misto di sdegno e di paura. Lo uccidiamo. Mi spiace, questo era dovuto. Ce ne siamo liberati. A nessuno mancherà quell'uomo. Ma probabilmente neanche a Skule. Era un uomo davvero, un nemico davvero valoroso. Il padre di tutti di sicuro lo reclamerà.
però aveva fatto troppi guai. E non possiamo sembrare troppo deboli continuando a risparmiare gente in giro. Era necessario porre fine a questo. Il clima diventa di nuovo teso quando rientri. È finita, siamo salvi? Ci hanno quasi ucciso là fuori, ma abbiamo avuto la meglio, è sicuro. I Pitti mi considerano tollerato dopo tutto questo, ma sei pazzo? E il Gael invece è amato. Sembra che sia stato davvero un combattimento duro là fuori, ti ringrazio per essere tenuto occupato. Hai salvato di nuovo la mia giornata, Mazzetes. Questa è la seconda volta che mi salvi la vita e la vita di mia figlia. Non sarò mai in grado di ripagarti. Quando tutto questo sarà finito, ti inonderò di oro. Parlando del quale, possiamo continuare la cerimonia? Sono ansiosa di sposarmi prima della prossima interruzione. Due serie di giuramenti dopo. La cerimonia è completata e i nuovi sposi vanno a festeggiare e una buona parte degli ospiti con loro. Costantin ti prende da parte prima di andare col resto. Mi dispiace davvero molto dire questo, Mazzetes, ma devo chiedere di non partecipare al banchetto. So che non hai nulla da fare con quell'attacco, ma spero che tu possa capire. Capisco, nessuna offesa. Grazie, sei un amico ancora più gentile di quanto io possa meritare. Ricambierò in un altro momento, lo giuro. Spero che questo significhi che la nostra alleanza è assicurata. Assolutamente, ti considero un grande amico di Pictavia. Per favore, prendi questo come avevo promesso. Ah, ok, ci dà un sacco di oro. E, prosperità del clan aumentata. Certamente non siamo in grado di mandarti dei guerrieri. Lo guardo in modo di disapprovazione. Perdonami. Mandare i nostri guerrieri ad aiutare un alleato straniero non è una cosa da poco. Siamo in una posizione forte ora, il clan dei Pitti è unito e dalla riata è parte del nostro reame grazie a voi. Ma c'è un timore a sud. Non devi preoccuparti di Northumbria, c'è una disputa sul loro trono. Quindi è ancora più ragionevole che agiamo ora, mentre loro siano debili. Lascia che Osred e Ethelred si attacchino su chi calza meglio la corona. Presto non servirà più a nulla. D'accordo, ti aiuterò a sconfiggere Northumbria, ma devi giurarmi di mandarmi i tuoi guerrieri quando la guerra sarà finita. Lo giuro sulla tomba di mia madre. Se combatti con me contro Northumbria, ti manderò i miei guerrieri. Manderò i miei guerrieri con te nelle tue terre quando la guerra sarà terminata. Parla con Grain se questo accordo ti va bene. Ti spiegherà la nostra situazione con Northumbria. Ma non ora. Vorrei capire un attimo cosa mi sto chiudendo se andiamo a fare una roba del genere. Per cui direi di no. Andrò magari a informarmi più dettagliatamente sul Discord per sapere se rischiamo come in Conquistador di restare bloccati fuori da qualche
situazione, no? Perché ci saranno di sicuro degli achievement legati alla situazione di Northumbria e ci saranno di sicuro delle cose che non potremo fare se andiamo subito a distruggere Northumbria. Tra l'altro siamo già a 50, cioè... È una buona situazione, dobbiamo pensarci. Oltre a ciò, cos'è che abbiamo qua? Ok, è il discorso di Pictavia contro Northumbria. L'unica cosa è che se vado ad aiutare Northumbria ho paura che poi dopo loro siano più forti. Se risolvo il problema della disputa al trono. Questo è importante di vedere la missione di Nepia. Dobbiamo andare a Scarborough. Qua invece dobbiamo eliminare la gente da York. E qua dobbiamo andare agli altri riti. Prenderò una decisione dopo aver parlato un po' e capito cosa conviene meglio fare in questo momento. Ce ne andremo da Perth di sicuro. Immagino prima di schierarci con Northumbria. Vorrei almeno tornare a casa, a Skjern, e andare invece a nord dalle tribù vichinghe stanziate nelle isole del nord, prima di prendere posizione in questa disputa. Detto questo, io vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un mi piace, a scrivere un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti, buona giornata.